Trascorse un anno prima che la nostalgia di Itaca invadesse i loro cuori. Circe non li trattenne e indicò loro il cammino. Ulisse e i suoi uomini avrebbero dovuto affrontare ancora tre sfide: le sirene, Cile e Cariddi, e per ultimo resistere alla tentazione di mangiare le bacche del sole. Nessun mortale può ascoltare il canto delle sirene senza che la morte lo raggiunga, gli disse Circe. Poiché la dea sapeva che Ulisse aveva una sete infinita di avventura, le insegnò un modo di ascoltare le sirene scampando alla morte. Ulisse mise della cera nelle orecchie dei suoi uomini e si fece legare all'albero della nave. Parole dolcissime, ti daremo tutta la nostra conoscenza. Ulisse! Noi sappiamo ogni cosa e te la racconteremo. Arrivò il momento di scegliere quale direzione prendere. Poiché da una parte si trovava Cariddi e dall'altra Scilla, una avrebbe risucchiato tutta l'acqua del mare in un istante, l'altra avrebbe divorato qualcuno dei suoi compagni. Scilla non risparmiò la vita di quegli uomini. Nulla poté la spada. Navigarono senza dimenticare quelli che avevano avuto una sorte diversa. Arrivarono finalmente all'isola magica. Lì pascolavano le sacre mandrie del dio sole. Ulisse tentò di persuadere i suoi uomini a non toccare le vacche. Ricordò ancora una volta i consigli dell'indovino Tiresia e le parole di Circe. Fu l'ultima volta che gli uomini di Ulisse dubitarono di lui. Non bastarono loro i pesci che pescavano. Approfittando dell'assenza del distruttore di rocche, massacrarono alcuni esemplari della sacra mandria. Fu così che si compì la maledizione di Polifemo. Ulisse tornò a Itaca molti anni dopo, senza la sua nave né i suoi uomini.